Buongiorno Giulianova, Operazione Verità torna ad occuparsi della gara per l'affidamento della gestione del servizio rifiuti nella nostra città. All'indomani della sentenza del Consiglio di Stato che ha bacchettato l'amministrazione comunale, ho appena finito di leggere il comunicato diffuso dal sindaco Costantini e della sua giunta al completo, che se non trattasse di un argomento così serio che incide direttamente su tutti i cittadini che pagano il servizio attraverso la Tari, parrebbe una barzelletta. L'amministrazione comunale scarica su altri responsabilità che sono chiaramente politiche e amministrative. Ricordiamo a questi amministratori così distratti che il 28 luglio 2023, facendo leva sull'articolo 21 della Costituzione, posi all'attenzione della cittadinanza una vicenda che a Palazzo conoscevano da tanto tempo, ma che non era stata mai posta a conoscenza della cittadinanza, cioè del fatto che nella gara e nella conseguente graduatoria di aggiudicazione di questo servizio, esistevano delle opacità, delle questioni che meritavano di essere approfondite. Io chiesi che all'uopo venissero, appunto, verificate queste opacità e dissi in particolare: guardate che, in città non si vede traccia dell'applicazione della tariffa puntuale, che era una delle questioni basilari del bando di gara. Chi se lo fosse aggiudicato doveva applicare la tariffa puntuale, cioè quella che i cittadini premiano in ragione del fatto che chi meno produce rifiuti meno paga. Ebbene, non si rinveniva il sistema di tracciamento funzionale all'applicazione della tariffa puntuale e c'erano varie altre questioni. L'assessore Di Candido, il 19 novembre 2023, mi rispondeva dicendo: Mastro Mauro, è tutto a posto, non ci sono problemi. Io avevo chiesto: guardate, insediate una commissione in città che vada a verificare questi documenti che tutti possono leggere. Ebbene, cosa è successo? Che della tariffa puntuale, a distanza di oltre un anno dall'aggiudicazione definitiva che l'amministrazione aveva fatto con questo provvedimento del 13 dicembre 2022, non si è vista traccia. L'amministrazione comunale ha fatto orecchie da mercante, e poi è arrivata il Consiglio di Stato che ha detto delle cose pesantissime. Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato: dunque, se la commissione giudicatrice non avesse illegittimamente modificato il subcriterio 1 del fascicolo 6 in relazione al nesso di necessaria finalizzazione del servizio di lettura rispetto all'applicazione della tariffa puntuale insito nella previsione del bando, il raggruppamento aggiudicatario non avrebbe ottenuto i 3 punti previsti da questo subcriterio. Ne discende che la commissione di gara ha errato nell'attribuire questi punti e quindi relativo alla operatività del sistema di tariffa puntuale, in mancanza del quale l'aggiudicatario sarebbe stato il secondo. Ora, questa è una bacchettata pesante e non può l'amministrazione comunale, Costantini, Di Candido e gli altri attribuire ad altri responsabilità che sono della mancata vigilanza, perché poi si dice no, è una questione fra due ditte private. Non è così, perché il comune di Giulianova si è costituito in Consiglio di Stato e ha a fianco di una delle due. Ora, basta con questi teatrini, assumetevi le vostre responsabilità e soprattutto oggi
ci dovete dire chi pagherà i 430.000 euro di danno erariale, chiaro, che sono stati pagati dai cittadini e che, se aveste verificato bene, la seconda ditta aveva fatto un'offerta inferiore, 430.000 euro in più la prima, 430.000 euro in più la seconda che subentrerà. Chi li pagherà? Secondo, il sistema di tariffazione puntuale non è stato applicato in questo anno, con danni sui cittadini. Terzo, ci sono risvolti di carattere penale, lo dice il Consiglio di Stato. Quarto, la responsabilità politica. Allora, basta con i teatrini, perché i cittadini vogliono risposte. Questa non è la Proloco Giulianova. Voi siete stati votati per amministrare la cosa pubblica e i cittadini questo aspettano.